Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale. Qui andremo a spiegare oggi tutto quello che è parte dello slancio, quindi lo suddivideremo in due step diversi. In questo tutorial parleremo della portata al petto, che è una, in sostanza è una revisione di quello che avete visto nel video precedente, nella lezione 1, che se volete andare a approfondire riguarda lo strap, però poi effettivamente la parte dello stacco, della tirata e dell'incastro è parte integrante e una cosa che si presenterà poi anche nello slancio. Per quale motivo? Perché la portata al petto non è altro che questo movimento, non è altro che poi l'incastro dello strap. Quindi tutto lo strappo è una parte completa e va riapplicata nella portata al petto, perché poi le fasi sono le stesse. Avremo di nuovo tibia, sopra il ginocchio, allungamento e incastro. L'incastro non avviene più a questa altezza, ma avverrà a questa altezza. Ora vediamo la differenza sostanzialmente della presa. Per quanto riguarda lo slancio, il bilanciere va impugnato con una presa più corta, quindi andremo a prendere la misurazione, come avete visto nel video precedente per lo strappo. In questo caso è solamente un palmo e un pollice. Perché questo? Perché la zigrinatura dei bilancieri non tutta è una zigrinatura, i segni del bilanciere non tutti sono uguali, perché ci sono quelli da CrossFit, quelli sono diversi tipi di bilancieri. Per evitare di andare a prendere la misurazione che potrebbe essere errata, se uno vuole sempre mantenere la stessa posizione, poi dopo vi verrà più o meno meccanico. Però sostanzialmente per andare a prendere un palmo, un pollice, presa del bilanciere, e questa sarà la nostra presa dello slancio. Vedete che è molto più stretta rispetto a quello dello strap, proprio perché la mobilità articolare che si andrà a sviluppare è differente. In questo caso abbiamo delle leve più corte, quindi andremo ad utilizzare un allungamento inferiore, perché il punto di incastro non sarà più sopra la testa ma sarà sopra le spalle. Quindi andremo a fare sotto il ginocchio, sopra il ginocchio, allungamento completo, stessa cosa, i gomiti vanno su, però nel momento del volo si avrà l'incastro. 1, 2, incastro. L'incastro può avvenire a diverse altezze, andiamo a vedere. 1, 2, questo è un incastro, una girata in piedi. In piedi per quale motivo? Perché io vado a sollevare il peso molto di più di quello che teoricamente mi dovrebbe servire nel momento in cui andrei ad utilizzare l'accosciata, perché il peso è molto più basso. A mano che il peso aumenterà, l'accosciata si farà più pesante. 1, 2, sotto. Quindi andremo a fare sotto il ginocchio, sopra il ginocchio, allungamento e sotto. La fase importante è l'incastro, si svilupperà tibia, sopra il ginocchio, allungamento, punta sempre, dopo la punta apertura, stessa cosa dello strappo. L'incastro che avviene qua nello strappo avviene qua nello slancio, quindi che dovremmo fare? Allungamento, incastro. Il tempo del gomito e del stacco è lo stesso che si ripresentava nello strappo, quindi sarà 1, 2, 3. Il tacco, la pianta del piede, va a impattare nel momento in cui il peso già è in appoggio. Quindi questa velocità del gomito dovrà essere fondamentale. Andremo a fare 1, 2, allungamento, 3. Momento dell'impatto, il gomito e la pianta del piede sono contemporanei. Sempre i tre tempi che andremo a prendere. 1, 2, 3.
Uno, due, tre. Non è un arrivare in ritardo, il bilanciere non viene più dopo il colpo, arriva contemporaneamente, ha un'altezza precalcolata. Più andiamo a sollevare il peso, più si alzerà il punto dell'incasso, della portata al petto in questo caso. Andiamo a rivederlo. Sotto, sopra, allungamento, momento del volo, incasso, momento del volo, incasso. L'altezza la decidiamo noi, decidiamo l'altezza in funzione del momento con il quale vogliamo praticare l'incasso. Uno, due, se il peso è poco, la mia tirata è energica, quindi è ovvio che l'incastro sia alto. Mano a mano che il peso aumenta, ovviamente arriveremo addirittura a un incastro a questa altezza. Quindi la velocità della discesa sarà importantissima per fare in modo che durante il momento del volo, quindi mentre il bilanciere sta andando su, mentre sta ricadendo, noi in quel momento dovremmo cambiare presa velocissimamente, il gomito passa totalmente in avanti. Ma la mano non va a stringere il bilanciere. Nel momento del lancio quasi viene allentato, quasi viene lasciato. La rotazione deve essere velocissima. Uno, due, e su. La cosa importante, le linee. Stessa cosa dello strap. La tirata va verticalizzata. Mai la botta neanche sulla girata. Come avete visto nel video precedente riguardante lo strappo, dovete fare ovviamente la stessa cosa. Quindi il peso va verticalizzato. Verticalizziamo. Andiamo a sfruttare lo stesso principio che usavamo nello strappo. Perché questo? Perché anche che l'altezza è inferiore, quindi noi avremo più range d'errore che sullo strappo, aumenta il peso. Quindi ovviamente questa particolarità del carico e dell'altezza non esiste più, in quanto normalmente per quanto riguarda una portata al petto, sono chili che si lavorano molto più pesanti di un incastro di strappo, quindi andremo a lavorare con un chilaggio molto più pesante. A questo punto la seconda diventa fondamentale per poter sfruttare la velocità. Lanciamo il bilanciere, questo va lanciato in verticale e poi subito ruotato. Uno, subito ruotato. Io grandi linee, questo è quello che mi ha fatto nella portata al petto. Poi vedremo un altro tutorial eventualmente per la spinta. Coniugheremo tutte e due le fasi in modo tale da poter eseguire poi uno slancio completo che è composto da due, ovviamente, operazioni. Queste operazioni vanno allenate separatamente. Per quale motivo? Perché io potrei essere più forte nella portata al petto, ma potrei essere molto meno forte nella spinta. Quindi andrò a lavorare per appareggiare le cose con esercizi, o per la portata al petto, se la mia mancanza è la portata al petto, o per la spinta, se la mia mancanza è la spinta. Se io vedo che sostanzialmente riesco a girare e a spingere gli stessi chili, diciamo che normalmente nei casi più frequenti la portata al petto è quella che, essendo più bassa, essendo un pochino meno tecnica, più dose di forza, è leggermente sempre sopra al potenziale di spinta. Poi ci sono atleti che invece, al contrario, riescono a spingere più di quello che riescono a portare. In tutti e due i casi ci sono allenamenti selettivi per la portata al petto e ovviamente per la spinta, che dovrà essere un'aggiunta nel caso in cui avrete poi dei blocchi o qualcosa per poter allenare solo ed esclusivamente quella. Io per ora vi saluto e spero
Sperando di aver fatto qualcosa che vi possa aiutare, vi ringrazio di essere venuti sul mio canale e alla prossima. Grazie mille, ragazzi.